stenta l'economia italiana. Per il rapporto congiuntura flash del centro studi di Confindustria, a inizio 2020 prosegue la stagnazione che segue la flessione del PIL di fine 2019. Dopo il tonfo della produzione a dicembre, l'industria inizia l'anno ancora debole ma con segnali di stabilizzazione. Tengono i servizi che segnalano un lieve aumento dell'attività. L'occupazione è rimasta pressoché ferma nella seconda parte del 2019, mentre l'export ha registrato dati negativi a novembre e dicembre, ma resta su un trend espansivo. Sale ancora il debito pubblico italiano. Secondo quanto rende noto la Banca d'Italia, al 31 dicembre del 2019 era pari a 2.409,2, a fine 2018 ammontava a 2.380.000,6, il 134,8% del PIL. L'aumento del debito nel 2019 è stato di 28,7 miliardi, comunque inferiore al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, che ha raggiunto quota 35,2 miliardi. Nel corso del 2019 la quota di debito detenuta dai residenti all'estero è tornata ad aumentare, raggiungendo il 31,4%. A dicembre 2019 l'Istat stima una flessione su base mensile delle esportazioni dello 0,9% e un aumento delle importazioni dello 0,8%. Su base annua invece l'export ha fatto segnare un aumento del 4,2%, trainato soprattutto dalle vendite nell'area extra Unione Europea. Nell'ultimo trimestre del 2019 rispetto al precedente l'Istat ha rilevato un aumento delle esportazioni dello 0,9% e una contrazione delle importazioni dell'1,7%. 278 metri di lunghezza per 38 di larghezza. È la Scarlet Lady che con le sue 110.000 tonnellate di stazza è la prima delle quattro navi da crociera che Fincantieri consegnerà a Virgin Voyages da qui al 2023. La seconda, la Valiant Lady, è attualmente in costruzione nel cantiere di Sestri Ponente, dove oggi l'amministratore delegato Giuseppe Bono è intervenuto alla presentazione. Noi stiamo dimostrando che questa azienda ha uno spirito di corpo che riesce ad affrontare tutte le sfide che ogni giorno si presentano e che non sono facili. Stiamo quasi raddoppiando la produzione rispetto a prima e basta vedere come questa nave, la complessità che del prodotto, pensate poi alla complessità e alle problematiche per costruirla. Beh, ce l'abbiamo fatta, ce la facciamo, continueremo a farla e speriamo che insomma il futuro sia migliore per il paese, per tutti. L'imbarcazione è lo stato dell'arte della navigazione leisure, 17 ponti in cui 2.770 passeggeri troveranno ogni tipo di svago accolti dai 1.160 membri dell'equipaggio. Dai classici cinema e ristoranti, e ce n'è davvero per tutti i gusti, ai servizi meno tradizionali come il salone dei tatuaggi e l'area dedicata alla birra alla spina, fino alla pista da running sul tetto. Un concentrato di design e tecnologia per un viaggio all'insegna del comfort e della sicurezza.